Una vita affascinante, una donna eclettica e anticonformista, una viaggiatrice solitaria. Tutti tratti ripercorsi da una mostra che, oltre a esporre i dipinti di Topazio Aliata, contiene anche fotografie, disegni, filmati e opere di altri artisti e intellettuali che segnarono la sua esistenza. Da Renato Guttuso a Danilo Dolci, passando per i dipinti di Piera Lombardo e Lianoto Pasqualino. A Palazzo Sant'Elia va in scena un percorso storico-artistico che si sviluppa in 8 sezioni tematiche. Accanto ai ritratti di famiglia ci sono anche i luoghi, i viaggi di Topazio Aliata. Villa Valguarnera, l'Accademia di Belle Arti, fu la prima donna a iscriversi alla scuola di nudo. Il Giappone, il campo di concentramento, poi Roma, Parigi e gli ultimi anni trascorsi nelle gallerie d'arte e come imprenditrice nelle cantine in Sicilia. Questa mostra ha un percorso soprattutto storico e quindi poiché la famiglia Aliata è stata tutta attraversata, dico io, dal genio della creatività, e allora abbiamo cercato di mostrare come questo gene si perpetui e si manifesti in forme diverse. Ma la storia di Topazio Aliata è quella di una donna che riparte e rinasce di continuo, reinventandosi nel segno della libertà, come ricorda una delle figlie, la scrittrice Dacia Maraini. Mia madre era di una famiglia aristocratica però un po' speciale, perché mio nonno era uno steineriano, uno che lavorava con i suoi contadini, gli aveva dato un'educazione di grande libertà. E mia madre era una donna molto autonoma, molto indipendente e molto determinata. Per una donna andare contro le abitudini di una città che era molto repressiva nei riguardi delle donne era molto più coraggioso. Oggi questa libertà c'è già, quindi allora bisognava conquistarsela. Just what we're doing.